benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata speciale, questa dedicata quasi interamente alle celebrazioni in occasione del settecentennale dalla morte di Dante Alighieri. Per questo una seduta solenne del Consiglio regionale al Teatro della Pergola, proprio per omaggiare il sommo poeta. Un omaggio, l'ennesimo della nostra regione, seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana al Teatro della Pergola dedicata a Dante Alighieri, cerimonia solenne che arriva a pochi giorni dal settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta tra il 13 e il 14 settembre di 700 anni fa. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'Avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Beh, è stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, però siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Le gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti, ma di misura più contenuta. Quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1 gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovidenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso,
direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, per i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. Parallelamente alla seduta solenne al Teatro della Pergola è stata inaugurata anche la mostra Dante Pop di Sandra Rigali nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso. Un Dante in versione popolare, con la volontà della mostra di avvicinare il pubblico alla figura del sommo poeta, inteso soprattutto come uomo del cambiamento. Assolutamente pop, popolare, perché ha portato il linguaggio a tutti, usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune. E il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune tutti i giorni. E per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte, che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti. E spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone, per raccontare un Dante contemporaneo. Dante contemporaneo, quindi a portata di tutti i cittadini, insomma. Il messaggio di Dante si conferma universale anche nel XXI secolo. Universale, vuol portare un'Italia ancora oggi bella, il suo bel paese, ma non solo, anche un paese con tante cose da dire, nel bene e nel male. E io ho sottolineato anche alcuni punti che sì, tutti noi possiamo essere Dante, citandoci e citando quello che è il mondo che ci circonda, ma soprattutto aspirando, con delle guide come Beatrice, come tante figure importanti che abbiamo nella cultura, ispirandoci al meglio. Grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Varga, che ovviamente va oltre i suoi confini. E tra l'altro, insomma, abbiamo questo rapporto Varga-Firenze molto stretto, perché Varga è stata fiorentina nel nostro territorio, nel nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione, diciamo, per una mostra proprio qui a Firenze. Dante si conferma anche un veicolo di promozione turistica del territorio toscano nella sua interezza. Sicuramente è stato un anno importante, che ha permesso anche ai comuni di organizzare molte iniziative, così è stato anche per Varga, quindi insieme a tante realtà culturali del nostro territorio, insieme alla Fondazione Giovanni Pascoli, insieme anche alle scuole, abbiamo e stiamo ancora organizzando molti eventi proprio legati a Dante. Sandra Rigali è una pittrice molto nota nel territorio di Lucca e anche fuori da Lucca, di Varga, che presenta una mostra, diciamo, da un certo punto di vista anche innovativa, che mette, diciamo, in luce la figura di Dante all'interno di queste importanti celebrazioni, anche in chiave, diciamo, moderna e in chiave pop, proprio per avvicinare il pubblico a questo poeta che in qualche modo è assolutamente innovativo nella sua opera, come lo è la Sandra Rigali oggi nella pittura. È un modo un po' diverso per leggere Dante, calarlo veramente nella società contemporanea e dimostrare soprattutto alle nuove generazioni che davvero Dante può essere anche pop, oltre che molto moderno nei messaggi e nelle parole che ci dice. Quindi credo che sia una mostra interessante, bella da vedere, diversa, che sarà visitabile fino al 30 di settembre. Dante è il glorioso padre della lingua italiana, è un grandissimo toscano. Conosciamo tutti la sua biografia, sappiamo anche come l'abbiamo, diciamo, considerato in vita da toscano, da fiorentino, però oggi siamo qui a onorarlo per il segno intangibile che ha scritto nella storia non soltanto italiana ma mondiale. Quindi, come consiglio regionale della Toscana, in questo momento non esistono più fazioni né guelfe né ghibelline, ma c'è soltanto Ser Dante. E a proposito di Dante, in Consiglio regionale è stato presentato anche un volume, un libro fotografico che racconta la storia e l'influenza del sommo poeta attraverso
personaggi interpretati da comuni cittadini, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e istituzioni. 67 foto d'autore per celebrare Dante con scatti che immortalano rappresentanti delle istituzioni, personaggi del mondo dello spettacolo e tanti cittadini per un mix perfetto tra atmosfere medievali e gusto contemporaneo. È il libro Nel mezzo del cammin, ideato come omaggio al sommo poeta nell'anno delle celebrazioni dantesche e che si pone un nobile obiettivo. Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto al Banco Alimentare di Pontassieve. I protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone. Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche, ma è un libro davvero originale e particolare che vede raccontare il barcone di Caronte sul fiume Acheronte attraverso i nostri renaioli, il barcone dei renaioli capitanato da Marco Castaldi e dalla loro associazione, così come negli scorci e nei luoghi particolari all'interno del castello di Castellonchio, siamo in pieno medioevo. La cosa difficile è stata all'inizio, che abbiamo iniziato a girare, anzi a scattare, e in emergenza Covid eravamo in zona rossa, quindi massimi accorgimenti di sicurezza, massimi accorgimenti di distanziamento anche negli scatti con le sterilizzazioni. Avevamo 4 set preparati perché il comune di Pontassieve ci ha offerto una delle sale più importanti dove abbiamo allestito un set. Quello che il libro dimostra, anche grazie alle bellissime fotografie di Stanzucci, è che davvero in ognuno di noi sono sepolti dei lineamenti antichi, un DNA remoto che ci fa essere oggi dei contemporanei, ma che può saltar fuori in tutta la sua potenza evocativa non appena un costume riporta la figura a un'epoca passata. Tutti coloro che hanno posato sembrano usciti da qualche quadro del tempo, e in questa presa caravaggesca della fotografia che ravvicina le figure e gli atteggiamenti esprimono tutto il loro straordinario potenziale estetico e psicologico. Auguro al libro tanta fortuna, anche perché l'idea è quella di donare gli utili al comune di Pontassieve, che li devolverà alle famiglie colpite più duramente dal Covid. Quindi un'iniziativa anche a buon fine. Un'iniziativa di beneficenza importante, specialmente in un momento così difficile che stiamo attraversando, insomma, siamo ancora all'interno di una crisi sanitaria importante che ha ovviamente avuto risvolti anche dal punto di vista economico e sociale. Quindi attraverso questa pubblicazione potremo aiutare le persone che purtroppo hanno avuto maggiori conseguenze, hanno subito delle difficoltà importanti proprio a causa dell'emergenza Covid. Sono felice perché questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale, i 700 anni della morte di Dante, di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli di uno dei libri più letti del mondo, che è la Divina Commedia, e gli dà il volto moderno delle persone di oggi, quindi come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente. L'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene, perché il ricavato, sappiamo, va al Banco Alimentare di Pontassieve, quindi è un'occasione che unisce, diciamo, l'aspetto culturale all'aspetto benefico. Quindi complimenti davvero e possiamo essere felici di questo bellissimo libro. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana, ma anche che potete sempre seguire online tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie riguardanti l'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.